Salve a tutti amici, ben trovati, sono Emo Smith e eccoci qui per un nuovo episodio di Marvel's Guardian Galaxy. Guardiani della Galassia, siamo qui con il Peter Quill e il suo team, più pazzo che mai, pronto a continuare l'avventura odierna. Innanzitutto vi prego, se potete, di mettere su mi piace al video, così che il video venga messo più in evidenza dall'algoritmo, che cercano un po' di capire come poter migliorare l'algoritmo l'andamento dei miei video e in tal caso commentate tra vostra, se mettete questi nuovi orari. Detto questo, tengo marchetta, andiamo al gioco di al momento di oggi. Allora, nel primo episodio, sta un po' lungo, siamo arrivati nella, diciamo, in una zona di guerra fra Chitauri, l'esercito di Thanos, contro la Nova Corps, che sono, diciamo, dei poliziotti spaziali, cioè dei guerrieri spaziali. Cercando qualcuno, una bestia da dare a Lady Elbenda, una donna che cerca animali molto rari, di cui Drax sembra avere una stima smisurata, ma in tutto questo siamo incappati in una gemma dell'infinito, gemma della mente, e non sono essere riuscito a dare questa gemma, e che è molto strano, sembra essere anche molto pericoloso, aggressivo, non sappiamo cosa accadrà, so, spero solo che ci siamo riuniti con il buon Groot, che Rax ha riempito di pallotto e fortuna l'ha mancato totalmente. E tecchi questo essere. Ok, questa è ufficialmente infestata. Una delle vongole spaziali conteneva una strana gemma. Ho fatto avvicinarmi quando è uscito una specie di mostro d'ombra come il genio della lampada. Ci siamo fatta sotto, forse era solo Groot. Almeno noi tre siamo tornati insieme e ho pure vinto la mia scommessa con Rocket. Ok, quindi il team verde, Drax e Gamma sono bene della Milano, siamo con Groot, ma questo essere sa quanto è pericoloso. Curioso è come anche il nostro caro Peter Quill si è riuscito a prendere la gemma. È andato un po' molto nel primo video, non vorrei continuare a spoilerare per chi non sapesse, pochi che non sapessero della natura di Peter Quill, quindi diciamo solo che lui ha la possibilità di poter prendere la gemma infinita, cosa che non è per tutti, ma di andare avanti ragazzi, quindi bando alle ciance, che io già inizio, let's go! Uno, era solo una scusa per sparare in giro. Ok, abbiamo un Groot che abbiamo calmato per non farlo preoccupare. Penso sia meglio stare un po' a parte di Rocket per ora, che è quello un po' più difficile da trollare anche l'amico il più Hai avuto tempo. problemi a salire sulla nave? Io sono Groot. Bene, ero preoccupato per te. Eh sì, anche non c'è Mandy, se c'è quello strano lì. Potenziamenti disponibili, ma io potenziamenti dove li posso fare per capire? Scusami, perché sono potenziamenti disponibili e va bene. In teoria dovrei poterli fare qui, nei guardiani. Ma vedete che sono questo bloccati. Questo è stato sbloccato, questo è stato sbloccato. Risoluzione è stata sbloccata. Abbiamo tante abilità per ogni nostro guardiano. E in più c'è la possibilità della radunata, che non vedo di poterla fare. Sarà una cosa epica, ragazzi. Non ho verificato se gli audio del gioco sono musica del Eccoci, gioco le coordinate sono. dell'incontro Sì. sono di là, ma dobbiamo superare prima i detriti. Non ho notato se Sì. ancora il museo sia free copyright, free royalty, spero di sì, ma in tal caso spero che YouTube li tolgo, magari lasciamo così, non posso ricominciare il gioco perché è un po' di musica. Speriamo però comunque bene. Cerco un passaggio laterale. Ok. Scansiona. C'è una porta dietro a quel grosso affare. Aiutatemi a spingerlo. Vai Groot, tu sì che sei forte. Groot forse uno dei personaggi che più apprezzo della buona galassia, un po' tutti Guarda che apprezzo, però meraviglia! Groot. Un Ah, Thanos! ecco, potevamo Questo fare. è un vecchio banco da lavoro modello T. Non li fanno più così solidi questi aggeggi. Ehi, Quill, vediamo se questa bellezza funziona ancora. Potrei ripararci la tua roba. Passami quel pezzo. Ecco il banco lavoro. Con l'aiuto di Rocket usi il banco da lavoro per costruire gli accessori. Gli accessori disponibili vengono usati all'attivazione. Per costruire un accessorio sono richiesti commenti specifici. Vai a far galleggiare un Come abbiamo cadavere trovato? morto. E allora, commenti qui trovo la Mi componente togli il pelo dalla commenti testa? è disponibile. Ok, io Ma potrei. Ricarica cosa rapida. non capisci? Questa è ottimo. Missione. Copio da Ma fra qui. l'altro, con la mita ambulante, attrae il bottino dei nemici fino a 15 metri di distanza. Colpo caricato, premi. Prendo velocemente le due volte e carico un colpo rilasciando. Non serve male, consumo ridotti, consumo meno carica sparando con pistole elementali e scarica di adrenalina. Ma vedo tantissime cose, ma io andrei un attimo su questi primi tre, se possibile. Colpo caricato. No, non posso fare la carica ambulante perché, però va bene così.
Colpo caricato. Premendo volte e tenuto R2 per iniziare il colpo caricato. Rilascia R2 per sparare. Un colpo caricato che infligge esaurimento e danni fisici. E va bene. Andiamo un poco. Già, possiamo passare di base. Wow. Vedete come si raffredda subito. Scusa, Groot. Passa una volta, come so fare le prove. Comunque, ecco qua. Ricarica rapida, usa ricarica rapida per premimento, che sì, che abbiamo capito un po' com'è. Il colpo ad arago. Ma lei è venuto per fare più volte. Prova la ricarica rapida. Wow. Fa anche, diciamo, grazie, un attacco speciale. Vabbè, non male. Aspetta che vediamo c'è altro. No, qui muoio. Io ti copro le spalle. Io ovviamente c'è qualcosa da pigliare, ma penso non ci sia niente, quindi... Ehi, avete messo la Milano in un posto sicuro? Ragazzi? Forse si sono stufati di starti a sentire. Sicurissimo, no? Dubito della tua definizione di sicuro. Per lui può passare... Oddio. Sembra un po' malfermo. State lì un secondo. Offline. Schifezze. Beh, altri mossi, secondo me. Ok, colpo stamento provato. Cavolo, Rocket, che cosa ti sei perso? È stato uno spasso. No. Ancora. Ragazzi, dobbiamo migliorare il nostro gioco di squadra. Io non sto giocando. Ti troverò Peter Quill. Scrivi i tuoi paraggi. Metallo vecchio, attrezzatura vecchia, tutto vecchio. Ok, ha capito Drax, incredibile. Non so come aveva capito, ma penso di conversare, ok. E Peter poi che è troppo. Infatti è vero, però non è colpa mia. Ma io esco a... Posso... Oh, grazie. Fly, lì pieno pieno. Ma che fila come una mossa speciale per raffreddare. Hanno estratto della roba strana. Assolutamente. Non lo so, strani cubi di roccia o di metallo. Molto strano inserire così qua. Di cosa buttare se c'è qua un buco, non ho visto. Ehi là! Oh no! Oh no! Un altro mostro strano! I vecchi del pensiero! Questo coso non mi piace, non gli faccio niente! Lo uccido più che posso! Alla barra di assorbimento. Ok, la barra di assorbimento si trova sempre sotto la barra della salute. Ok. A quei amici della barra di assorbimento che rende... Ok, va bene, sì. E la cavo! Più o meno! Ok, è stordito, no? No, non è più stordito. Uppla! Cos'è? No, ma che figata, Drax il distruttore. Drax è un lottatore resistente e può affrontare i più nemici alla volta. È specializzato nello sfuggimento di avversari immuni agli attacchi normali. La sua utilità base sono istruzione, infliggere danni lievi e uno sfuggimento notevole. E gli ha fatto una testa all'essere. La ribotta. Offline. Non sarà un problema. Vai Drax. Eccola qui Gamora. Tocca a me. Gamora arrabbiatissima. Vai Gamora, diverti. Figata. Che cadavere tutti insieme, ragazzi.
di Gamora, la donna più letale della galassia. È un'abile assassina capace di eliminare rapidamente i bersagli. Si affida agli attacchi rapidi e molto dannosi della sua vita da base, colpo letale, infligge danni notevoli a un singolo nemico. E ok, non so, anche livellando questo. Stordimento. Vabbè, stordimento, grande abilità, va bene. Ho lasciato la Milano vicino all'ultimo martello. Andiamo di là e intanto vi cerchiamo. Ottimo! Quel coso è il nostro biglietto per salire. Ok. Forse. Beh, è una possibilità. Magari prova qualcos'altro. Io posso arrivare lassù, ma a voi servirà qualcosa su cui arrampicarvi. È sorprendente che l'agile assassina non ci abbia già abbandonati. Drax! Almeno mi ha chiamata agile. Non era inteso come un complimento. Però... E dai, cavolo, ok, ma... Allora... Cioè, devo fare il cavo. Il cavo è lì. Qualcuno ha un'idea geniale? Ecco. Se non vuoi usare quel visore, dallo a me. Brama la conoscenza dei tuoi occhiali. Ok. Facci vedere come posso usare il visore. Cioè, ho visto che ha lì il cavo. Imparate. Oh là là. Suo posto sul collo. Drax, posso, va. Drax, riesci a sollevare quel container? Questa è la forza di un guerriero catatiano. No, bello, vabbè. Abile combattimento è anche buono per gli enigmi ambientali. Che squadra squadra ha fatto davvero un ottimo lavoro. Ricorda questo è il gruppo di Montreal. Ok, qui non ci sta niente, però giusta. Andiamo in sicurezza. Bravi. Ecco qui. Rocket. Che stanno comendo quei due. Non si sa. Comunque, Rocket. Andiamo avanti a trovare. Forse ha localizzato il nostro mostro. Non sappiamo neanche come è fatto. Le informazioni erano molto vaghe. Non erano vaghe, erano sbrigative. Sarà un carinissimo piccolo. Dolce abominio da Isis. E di vendere una celebre cultura. L'esemplare ideale dovrebbe rispecchiarne il potere. Appunto, una roba terrificante. Dissento. La forza ispira amore. Con un nome come Hellbender avrà ragione Gamora. Sarà terrificante. Da incubo, un vero super predatore. Violento e cattivo, più denti di tutti noi messi insieme. Ali da pipistrello con artigli affilati, sputerà veleno o acido. Oh, o veleno acido. Vediamo dopo. Spero che abbiate ragione, bramo una degna sfida. Rax spera in pieno, degna sfida. Qui. Pensavo andare quella qua sotto, però ho visto lì un percorso possibile. Quando consegneremo il trofeo, Lady Hellbender potrebbe rivelarsi una valida alleata. Perché? Dicono che menzionare il suo nome ponga fine a ogni trattativa. Vuoi trasformare i Guardiani della Galassia in un racket di estorsione? No! Voglio che ci offrano missioni migliori perché temono la sua ira. Stessa cosa, Drax. Ah. Però qui... Oddio. Fa danni, non so che volasse, sinceramente. Comunque... Dobbiamo poi tutta la zona, possiamo andare avanti con la nostra avventura. La storia di Drax e di Hellbender interessante, ma no. No, grazie. Attenzione! Ottimo tempismo! Andiamo con che hanno fatto quei due? Oh fly. Colpa dell'ultimo martello! Non l'abbiamo installato! Questo mondo, l'unica di nostri! E allora. Direi una cosa, Groot blocca di tutti. Dai Gamora, tagliare di tutti, bravissima. Io posso diventare così qua più che altro. Oh no, dov'è? Dov'è Rocket? Oh. Tutto a terra, come li sblocco? Ah, donata, ecco perché. La donata, una volta riempito l'indicatore, chiama la donata con L1 R1. Le azioni eseguite in battaglia riempiono l'indicatore della donata. Con l'indicatore pieno chiama la donata, cerca la carità. Ok, dai così. Ragazzi, tutti qui! Vediamo un po' come sarà questa donata con la musica top. Credo che non c'è la musica quella. C'è la musica però. Please no copyright, please no copyright. Sono praticamente ovunque. Ridono di noi. Tuttavia, non possiamo ritirarci. Nessuno vuole ritirarsi, bestione, ma lo ammetto, là fuori è inquietante, Quill. Ok, spaventati. Sbeffeggia il pericolo. Bastardi a sinistra, bastardi a destra. Vediamo un po' come va. Allora è il momento di affrontarli a testa alta e di distruggerli. Siamo eroi da sbeffeggiare? No!
Piuttosto sarò io a ridere di loro. Chi è con me? Subite la mia ira! Bel colpo, Peter! Oh, vediamo un po' che fanno ora. Ah, andata a riuscita. Donato può portare a 3 sviluppi. Con risposta giusta motivi dalla squadra. Tutti i guardiani ottengono un pensamento ai danni. Con risposta sbagliata lo ricevi solo tu. In ogni caso i guardiani vengono rianimati. Ok, quindi idea di divertirci un poco. Vai Rago, siamo noi tutti. E lo tutti. Mi riuscitano così, ragazzi. Ogni tanto stupisce anche me. Vai Rax, divertiti. Una figata però così, dai. Se volete, fatemi sotto. Wow. Wow, che figata, ragazzi. La domanda è una cosa stupenda. Andiamo avanti, mostro. Il ritmo della battaglia mi rende gonfio. In che senso? E allora, abbiamo un punto abilità. Però qui non possiamo, forse. Punto di vita solo uno. Vediamo un po' di capire. Sembrerebbe di no, almeno per ora. Ah no, aspettate. Ecco, accessori. Ah, questo è accessori. Sbloccato la nuova voce. Cosa sbloccare tutto, non ci vuole il tavolo da lavoro. Può saperlo. Forza, l'ultimo martello va poco più avanti. Come lo sai? I miei sensi rilevano anche le più flebili vibrazioni. Davvero? No, lo sto seguendo sullo schermo. Ok, quindi c'è una rete locale. Dai. A quanto pare funziona ancora. Fa un tentativo, Rocket. Attenti, genio al lavoro. Mi lascia qualcos'altro. Nel frattempo, comunque, è davvero una figata. Adunate, devo dire, molto bella. Certo che se vuoi, fai miracoli. Ed è bello che tu influisci. La costruita gente che fa in giro a bucare sassi nello spazio. Milano. Devo ammetterlo. Quel parcheggio è un capolavoro. Thanos non tollerava le imperfezioni. Quill invece è molto tollerante. Sì, certo. Sì. Eccoci, ultima fermata. Vediamo cosa succede ora. Vedo l'ora di uscire da qui. Questo posto sembra sul punto di crollare da un momento all'altro. E io di incontrare il mostro. Pensavo ti interessasse conoscere la cliente. È una rispettabile collezionista. Sta funzionando? Sì, sì, non temere, zuccherino. Zuccherino. Aio! Sta funzionando? Cosa? A me sembra che sia rotto. Non è rotto per niente. È normale che faccia questo rumore. Di che rumore parli? Voi non lo sentite? Che cosa? Allora, il mostro ovviamente il suo non va solo perché va solo sui. Potrebbe essere velenoso. Oddio, non funziona. Funziona solo sui animali ovviamente, qui questo non va. Bella pensata. Vediamo tutti questi si possono nascondere. Possono essere. Oh, dov'è? Ecco a Leon. Quanto è veloce, devo dire. Ma può sempre fuggire. Cercare di rallentarlo. E come? C'è interferenza, come faccio? Mi sta fissando, ragazzi. Come fai a dirlo? Ah, per ala, come puzza. Mi lacrimano gli occhi. Usiamo Groot. Tienimi fermi, Groot. Lama? No, vabbè. Non ci credo. E quello lì che razzo è? Certamente non un mostro. Io sono Groot. Adorabile. È più infeltrito di una capra asgardiana. Se portassimo questo essere alla regina dei mostri di Seknarf 9, ci deriderebbe. E se lo usassimo come esca? Non dovevamo fidarci di quei martelli. Cosa? Sono martelli di ultima generazione. È Mister Muscolo che si è lanciato contro la prima cosa. Ho ben più di un muscolo, sai? Ma che...
anche voi quello che vedo io? Ok, sì, non è il lama. Quello lì è un mostro. Acanti. È un pesce gigante. D'accordo. Il riscaldamento è finito. È il momento di catturare un mostro. E diventare ricchi. Non lo so, sai, Quill, che è un po' grande. Cosa? Ah, quella cosa lì di prima. Ma quello cos'è? Non un robot delle pulizie. Questo posto cade a pezzi. Dobbiamo andarcene, ora! Dannate instabili rovine! Rax, via! Che succede? Forse Milano? Tenetevi le chiappe! Rocket, vai con la musica! Vado! Senza guidare, Peter! Una canzone per quest'uomo! Così mi piace! Occhio alla nave! L'ho vista, l'ho vista! Non stai... Rax, che stai facendo? Sto tenendo le chiappe, come ordinato dal No, grande Drax, ma veramente, ma che cosa... Figo questa scena con la nave. Ma cos'è quella cosa lì nera? Bene, 5 dita in pancia. No, grazie. No, grazie. Oh, boom, 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 baby. E qua qui. Qui serve precisione. Non pensarci neanche. È la strada più veloce. Mamma mia. Sporca assassina. Non smerdare la mia nave. La mia nave. Oddio, perché si muove così? Ora basta. Fammi guidare. No. Ammazzerai tutti. Non siamo ancora morti. Forse sì. E questo è l'inferno. Non essere ridicolo. Qui manca il gelo eterno di Sandu. L'inferno è gelato. Ma ai catatiani non piace. Mettetevi una maglietta. Vabbè. Oh. Un gioco da... Cosa? Groto dice occhio! Grazie per l'avvertimento! Ovviamente forse non subiamo tanto danni perché ovviamente è tutto oriale, quindi... Ehi, vuoi che prenda io il comando? No, grazie. No, tutto a posto! Si vede! Occhio! Oh, vabbè, le bombe non... Non ammazzarci, Quill! Non le prendo più le bombe! Oddio, danno critico! E cos'è? Si muove tutto, perché? Schiaccia il tasto blu! Quale tasto blu? Quello del turbo d'emergenza che ho aggiunto! Vuoi smetterla di aggiungere cose mentre dormo? Dai, Peter! Non è questo il momento di fare rifornimento! Non è il momento di fare rifornimento. Vabbè. Che bomba! Mi piace questo tasto blu! C'è robaccia dappertutto! Non ce la faremo! Ce la faremo! Forse! Dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. L'ultimo respiro. Mamma, tu sei stato comprimendo. Dai, dai, dai. L'abbiamo fatta. Sì, questo si chiama vincere, signori. Vincere? Hanno mangiato il nostro mostro. Se riesci a dettagli. Scappare tutto intero. Allora hai sbagliato qualcosa perché sei dovuto scappare. Oi, oi. Cosa non fa? Che non sono i Nova Corps, non i Nova Corps, non i Nova Corps. Sono i Nova Corps. E ragazzi, così inizia ufficialmente della galassia. Denominazione Alas Hope. Capito 2. Beccati. Hai detto Alas Hope? C'è una cosa che devo fare, torno subito. Dobbiamo liberarci di quell'animale, subito. Dico sul serio, Peter, se rimani sulla nave, finiamo tutti in galera. Nessuno finirà in galera, è un innocuo lama dello spazio. Innocuo? Ti ricordi Inakubi? Non direi, no. L'hanno carbonizzato perché un idiota ci ha contrabbandato un Exelon.
Espellerò la bestia nello spazio. Ehi, 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 nessuno espelle un cavolo, ci fa sembrare colpevole. Potrebbe trasmettere il morbo di Zefron. E per questo Draxlo nasconderà nel vanno di carico segreto dietro le piante di Groot. Peter Jason Quill. Sono serio, il secondo nome. Ehi, Corel! Come va? Quanto tempo è passato? 2 o 3 anni? Ti trovo bene. Sei abbronzata? Sei caduto in basso, più del solito. Corel, ascolta, non è come sembra. Che sei un rigattiere che ha violato l'area d'accesso più limitato dello spazio? In compagnia di ladri e assassini, a quanto pare. Ehi, uccidere per soldi non è omicidio. Piacere di vederti, Corel. Dai, Corel. Mi conosci, ne abbiamo passate tante. È vero, ho fatto cose losche dopo la guerra. Molto, molto losche. Ma rubare! Vi ho appena beccati a uscire dalla zona di quarantena. Tecnicamente è vero, ma non stavamo rubando. Certo. Peter Quill, ho trovato questi oggetti nel vano di cui mi hai parlato. Non c'era più spazio per l'altra cosa e questi. Peter Quill, del pianeta C-53. Ai sensi della legge galattica ZXP/47, dichiaro te il tuo equipaggio in arresto. Scusa, per... posso richiamarti? Dimmi che non è una cassa di roba super illegale. È una cassa di roba super illegale, che si dà il caso che sia anche molto preziosa. Sul serio? Cosa? Siamo sulla nave Ravager, anche le stupide paratie sono rubate. Non possiamo tenerle entrambe. Espellerò la cassa nello spazio. Espelli la cassa e ti sciolgo la faccia! Le armi della Milano sono vecchie di 4 generazioni, Quill. Quella roba ci serve di più che uno stupido animale da fattoria. L'animale da fattoria potrebbe essere un biorischio di classe 3. Puoi finire nel kill. E allora, nascondiamo la creatura, sì, nascondiamo la creatura. Nascondi il lama. Cosa? È tutta la mia roba. Rocket, te conosco, Corella. So di poterla convincere a chiudere un occhio sulla tua roba, ma un potenziale biorischio. Sì, sono bravo, ma non così bravo. Ti sei fatto uno sbirro? All'epoca non era uno sbirro, il punto è che è una vecchia fiamma. Dovete solo fidarvi di me. Io sono Groot. E quella è la sua squadra d'abbordaggio. Non ha tempo da perdere con pirati della vostra risma. Non siamo pirati, siamo eroi mercenari legalmente costituiti. Sì, proprio così. Controlla nell'archivio, zucca di latta. Nova Corps, permesso di licenza 67398/2. Giardinieri della galassia. Cosa? No! Rocket! Beh, ho detto a Groot di riempire i moduli. L'ho corretto nella postilla. Non siete sicuramente gli eroi più famosi sulla piazza, ma rientrate di certo nella top 5 dei nomi più fichi. Membri in attività. Groot, Flora Colossus. Ultimo della sua specie, intrepido e amico migliore dell'universo. Rocket, vero e proprio super genio e mago degli esplosivi. Di certo non un procione. Gamora è la figlia adottiva di Thanos, donna più letale della galassia. C'è altro da aggiungere? Drax il Distruttore, spietato pluriomicida ed eroe della guerra galattica. Tipo scontroso. Ultimo e meno importante, Peter Jason Quill. Tutto qua. Non hai scritto altro. C'era un limite di caratteri. Ecco, permesso, devo solo... Cadetto Gold, cosa ci fai qui? Non lo sai, davvero. C'è scritto qua: training schedatura prigionieri. Sono una recluta. Non sei un po' giovane per i corps? Non sei un po' vecchio per quei capelli? Meglio verificare con il capitano. No, ha firmato lei naturalmente. Sai, è precisa se deve firmare roba. Se posso, signore. Il vero problema qui è la norma 7A sulle calzature dei prigionieri. I suoi stivali razzo sono in palese violazione. Sono decorativi. Ottimo, cadetto Gold. Ottimo, addio al piano B. Non ci serve un piano B, lasciami fare. No, tu non fai un bel niente, pirata.
Tu obbedisci. E ora in riga. È ora di andare. Ehi, occhio alla giacca.